è sufficientemente protetto, ma appena fuori c'è il rischio di essere travolti. Slavine e valanghe saranno il pericolo maggiore durante tutta la scalata. Per trasferire i materiali al campo 1 non dobbiamo ridiscendere al campo base. C'è un deposito intermedio, assai più raggiungibile. Con le attrezzature porteremo anche i cibi speciali che serviranno alle alte quote, alimenti per lo più liofilizzati e altamente energetici. È difficile cucinare a quest'altezza. C'è appena la possibilità di scaldare una tazza di tè. Lasciamo il campo 1 dopo alcuni giorni. Apriremo la via verso il secondo campo attrezzando la parete con corde fisse. Dobbiamo attraversare una vasta zona coperta di neve e ghiaccio vivo lungo il fianco della montagna. Un punto ripidissimo e molto esposto. E qui non si contano le slavine e le scariche di sassi che piovono in continuazione. Senza la sicurezza delle corde fisse, le ripetute traversate potrebbero darci qualche dispiacere. Questa montagna è diversa da tutte le altre, del Karakorum e dell'Himalaya. Sull'Everest, il tetto del mondo, vanno dal Nepal da 3 a 5 spedizioni l'anno e gruppi di alpinisti si sono già prenotati fino al 1990. La cima è stata violata innumerevoli volte. Nonostante i molti attacchi, invece, sul K2, dopo la vittoria della spedizione del club alpino italiano, guidata da Ardito Desio, gli scalatori hanno messo piede soltanto altre 6 volte. Il K2, speriamo, sarà nostro di nuovo, fra poco. A tempo di primato, il 27 giugno, siamo al campo 2, 6600 metri, sul filo dello Spigolo. C'è un provvidenziale spuntone di roccia al quale ancoriamo corde e tende che sistemiamo su piazzole scavate nel ghiaccio e nella neve del pendio. Duemila metri alla cima. Se riusciremo a tenere questo ritmo, salteranno i piani di salita preparati a tavolino. Non immaginavamo che avremmo fatto così presto. Ma la fortuna, all'improvviso, ci volta le spalle. Nuvole basse annunciano un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Comincia a nevicare e in poche ore tutta la montagna è investita da una violenta bufera. È inutile correre altri rischi, ce ne dobbiamo andare. È in fretta. Dal campo 2 all'1 e poi, il più rapidamente possibile, al campo base. Gli alpinisti hanno la strada sbarrata da torrenti di neve. Un momento brutto. I guai, adesso che sono cominciati, pare che vogliano continuare. Siamo tutti al campo base. Dal fianco del K2 si è staccata un'enorme massa di neve che precipita a velocità vertiginosa, si abbatte sull'accampamento e va ad arrestarsi sul lato sinistro della lingua del ghiacciaio.
Più di 20 centimetri di neve coprono il campo e le tende sono state schiacciate e danneggiate, ma nessuno è rimasto ferito. Spaliamo la neve, risistemiamo l'accampamento, recuperiamo il materiale disperso. Oh, buono, Mariato. Hai sentito stanotte con te slavine? Si arrampica più, Dio. Nell'ultima settimana di luglio il peggio sembra passato. La montagna è di nuovo illuminata dal sole. Il cielo torna limpido, di un azzurro intenso. Sono già 2 mesi che siamo sotto questo spigolo ed è come se dovessimo cominciare tutto da capo. La via di salita, dopo tutta questa neve, dovrà forse essere rivista. Su di nuovo, verso il campo 1. Nella fenditura del ghiacciaio, lasciata precipitosamente 3 settimane fa, le nostre tende sono semisommerse dalla neve. Lavoriamo a lungo per liberarle e renderle ancora abitabili. Ricominciano le traversate dal campo 1 al campo 2. Tutto è diventato più difficile. Recuperiamo le corde fisse sparite sotto la neve e sostituiamo quelle ormai inservibili. Le slavine e i sassi non danno tregua e bisogna avere molta fortuna per non esserne investiti. Nell'immensità bianca sembriamo perderci, ridotti a minuscoli punti appena percettibili. Ogni tanto, gli occhi in alto, scopriamo qualche nuvola minacciosa che indugia ancora presso la cima. Forse la coda del maltempo. Dovrebbe passar presto. Per la vetta aspetteremo la giornata adatta, chiara, piena di sole.
Anche il campo 2 è semisommerso. In 3 settimane la neve ha completamente sepolto le nostre 2 tende. Per fortuna, quello che avevamo lasciato sotto c'è ancora. Mal ridotto, ma utilizzabile. 24 luglio. Marco Cortecolò vuole scendere con gli sci dal campo 2. È da mesi che si prepara a questa prova. Al campo, tuttavia, avverte i sintomi di uno strano malessere. Spossatezza, mal di testa. La discesa da 6600 metri è impensabile. Dobbiamo anzi soccorrerlo il più presto possibile. Scendendo di quota, Marco si riprende a poco e recupera le forze. Aiutato dai compagni, raggiunge il campo base. Intanto, al campo 2, ci si prepara a riprendere la salita. Sergio Martini e Fausto De Stefani esaminano il percorso. Sono ottimisti. Lo dicono anche al capo spedizione, nel consueto appuntamento radio. Per arrivare al campo 3, ci sono alcuni passaggi con notevoli difficoltà alpinistiche. Servono chiodi da ghiaccio lunghi più di 0,5 metri e chiodi da roccia. A mano che si sale, lo spettacolo diventa superbo. Le infinite cime del Karakorum sembrano stemperarsi nella linea dell'orizzonte, dipinta con i colori dell'arcobaleno. Ogni passo in su ora costa sempre più fatica. E più che fatica, una sofferenza. I movimenti sono più lenti, il respiro è breve. L'aria, povera d'ossigeno, non basta a riempire i polmoni. Il campo 3, finalmente. 7500 metri. È il 26 luglio. Questo spigolo vivo non offre molti spazi per le tende. Ce n'è appena a sufficienza sull'orlo del precipizio che si apre sotto di noi. Pauroso. Il freddo è pungente. Anche per questo sistemare il campo richiede ore e ore di lavoro. Scaldare un tè è quasi impossibile. Tutto bene, si annuncia via radio al campo base. Ancora su, verso il campo 4.
A 7800 metri c'è una piazzola, sulla quale viene lasciato un deposito intermedio. Il quarto campo, 7950 metri, è raggiunto il 29 luglio. Meno di 700 metri alla cima, ma 700 metri difficilissimi per la quota, la neve inconsistente, i salti di roccia. C'è ancora molta incertezza sull'esito finale. Ogni decisione a questo punto è di estrema importanza. Può voler dire il successo o il fallimento. Ci siamo accorti che il nostro acclimatamento ci permette di respirare abbastanza agevolmente. La scelta di salire senza bombole di ossigeno è stata dunque giusta. Il 31 luglio, all'alba, Agostino da Polenza e Josef Rakonkai decidono l'assalto alla vetta. Si sentono bene. Per essere il più leggeri possibile, portano soltanto cinepresa, macchina fotografica, corda e piccozze. La neve in alcuni punti arriva alla cintola, ma Agostino e Josef passano. Passano anche su salti di roccia quasi verticali. È un altro momento duro. 2 ore per fare 60 metri. È il giorno più lungo della spedizione. Al campo base, Francesco Santon non stacca gli occhi dal binocolo. Vede quei due puntini sparire e riapparire diverse volte, proprio sotto la vetta. ...8611 metri. Sono le 20:45 di questo memorabile 31 luglio. Agostino e Josef fanno alcuni passi sul pianoro della cima, poche decine di metri quadrati, sul quale per la prima volta misero piede nello stesso giorno, 29 anni fa, combinazione incredibile, Achille Compagnoni e Lino Lacedelli. Siamo arrivati? Agostino interroga Josef. Sì, ci siamo. La cinepresa registra queste immagini, poi il freddo ne blocca i meccanismi. Una sosta di mezz'ora. Alle 21:15 i due alpinisti cominciano la discesa, ma capiscono presto che non ce la faranno ad arrivare al campo 4. Sta calando la sera. Non hanno tenda né cibo. Dovranno per forza bivaccare pochi metri sotto la cima, a quota 8550. Josef scava un buco nella neve. Una notte terribile, a meno 30-35 gradi, in quello che sarà ricordato come uno dei più alti bivacchi della storia dell'alpinismo. L'alba sorprende i due svegli che si massaggiano freneticamente mani e piedi. Dopo qualche ora, raggiunti i campi inferiori con enorme fatica e sofferenza, verranno aiutati e festeggiati dai compagni. Pierangelo Zanga, mentre Agostino e Josef salivano, è costretto a scendere. È con Marco Preti che è provato e ha sintomi di congelamento ai piedi. Non ha dubbi, deve aiutare l'amico. Agosto. Sergio Martini e Fausto De Stefani lasciano il campo 4 con l'idea di raggiungere in giornata la vetta, ma le ore passano. Sono costretti a loro volta a bivaccare. Una notte spaventosa. Ho avuto allucinazioni incredibili, racconterà Fausto. Sognavo coperte, letti, un caminetto, la tenda calda, il volto sorridente di mia moglie. Il giorno dopo, 4 agosto, alle 13:30, sulla vetta, Sergio e Fausto ripetono l'impresa di Agostino e Josef. Almo Giambisi e Gianluigi Visentin, partiti con Martini e De Stefani, salgono più lentamente. Anche loro bivaccano a 8250 metri. Visentin sente venir meno le forze, le dita dei piedi congelate. Lo stesso 4 agosto, mentre Martini e De Stefani toccano la cima,
Giambisi e Visentin decidono di scendere. Per Almo Giambisi, più che una rinuncia, è una scelta, una vittoria morale. Al campo 4 sono arrivati anche Soro Dorotei, Giuliano De Marchi, Alberto Soncini, Kurt Dimberger e Giuli Tullis. Ma il momento magico è passato. Il 5 agosto il cielo torna a farsi scuro. Ricomincia il maltempo. Soro Dorotei aiuta De Stefani, che si muove con difficoltà per alcune dita congelate, e scende verso il campo base. De Marchi e Soncini, invece, tentano di salire ancora e mettono una tenda a 8100 metri, ma non riescono ad andare oltre. Ci vuole più coraggio a raggiungere un traguardo che può segnare la vita o a rinunciare quando è ormai a portata di mano. Siamo consapevoli che il successo è il risultato di un lavoro comune, che la cima appartiene in fondo a tutti noi, ciascuno per la sua parte, senza eccezioni. Abbiamo lasciato sullo spigolo del K2 a 8000 metri quella targa dell'UNICEF che la spedizione aveva ricevuto a Roma. Sopra c'è scritto: da questa montagna, conquistata dall'ardimento di coraggiosi uomini italiani, possa discendere nel mondo una speranza per tutti i bambini della terra, il loro diritto a un avvenire di pace. È sorprendente. Ci accorgiamo soltanto adesso che dice proprio così: conquistata dall'ardimento di coraggiosi uomini italiani. C'era dunque chi sapeva, chi era certo che ce l'avremmo fatta. I bambini di Kashgar danzano per noi. È il loro modo di dirci grazie. Ultimi 50 anni.